Una buona giornata alla provincia di Pavia all'ascolto, giovedì 25 febbraio, ben ritrovati all'appuntamento con Oggi in Edicola, la rassegna stampa di Pavia 1 TV in collaborazione con Agenzia Dire. Iniziamo il nostro sfoglio dal Corriere della Sera, titolo di apertura, i divieti restano fino a Pasqua, speranza, RT in crescita, resistiamo, l'ipotesi UE, una sola iniezione di vaccino, il decreto confermerà le restrizioni, l'idea di una deroga da fine marzo per musei, cinema e teatri. E poi una dichiarazione importante, la di AstraZeneca, l'Italia avrà 25 milioni di dosi entro giugno. Siamo di spalla, gli aiuti, le scelte, i fondi europei e la ripresa, serve un nuovo stile di governo. E veniamo all'editoriale, violenza verbale, la politica oscura di chi odia. Ci spostiamo in taglio centro, il PM di Milano, le società di delivery devono regolarizzarne 60.000, si parla dei rider, multe per 733 milioni, i rider vanno assunti. E siamo invece sempre in taglio centro, una notizia che riguarda i sottosegretari, sia i sottosegretari con lite tra partiti, a Gabrielli la delega ai servizi. E siamo su Repubblica, i contagi salgono, divieti fino a Pasqua, il DPCM sarà prorogato al 6 aprile, spiraglio per una riapertura anticipata di cinema e teatri. E poi la cultura, Dioniso e Apollo, il mito che ci aiuta a capire l'uomo, così oggi Eugenio Scalfari nel suo articolo di fondo su Repubblica. Taglio centro, sottosegretari, blitz di Draghi, la squadra di governo, il premier convoca il Consiglio dei Ministri e costringe i partiti a chiudere la battaglia, 39 nomine, Grillini dimezzati, 9 alla Lega, a Gabrielli la delega agli 007, 6 posti al PD, 5 sono donne. Scontro sull'editoria, scelto il forzista Moles. Di Maio, Conte entri da leader nel Movimento 5 Stelle e metta fine alle nostre ambiguità. E poi l'articolo di commento di Zagrebelsky, la democrazia dall'alto. Ma non manca attenzione anche rispetto alla politica, con l'intervista Enrico Letta, adesso la politica, riformi il sistema. Così oggi su Repubblica e arriviamo alla stampa, Draghi chiude l'Italia fino a Pasqua, il Premier al Consiglio europeo chiederà interventi duri sulle case farmaceutiche che non rispettano i patti, i vaccini, le regioni in ritardo, il 30% resta nel freezer. La consulta ai governatori, decide lo Stato. Questo il titolo di apertura sulla stampa e poi completato l'esecutivo, sottosegretari, ecco le 39 nomine, delega sui servizi a Gabrielli. Non manca la polemica oggi sulla stampa, 6 professori insultano Anita. E qui un altro articolo che farà certamente discutere. Poi il caso, 60.000 rider da assumere, sono esseri umani, non schiavi, si parla di diritti dei lavoratori. E poi il dibattito, Zingaretti, la difesa del D'Urso e il pensiero forte dei progressisti. Così oggi la stampa, ci spostiamo sul Messaggero di Roma. Vaccini, la frenata di Roma. Nella capitale, nel Lazio, 2 medici di base su 3 rifiutano le prenotazioni. Campagna rilento, pressing UE sulle case farmaceutiche per garantire le forniture. AstraZeneca, saremo puntuali. E poi l'editoriale, le misure urgenti, la sfida del turismo, il primo a ripartire. Così oggi Giuseppe Roma sul Messaggero. E poi nuovo DPCM allo studio, pagelle il lunedì, contagi stretta fino a dopo Pasqua, ma ipotesi riaperture in zona gialla. E poi il lutto, addio a Catricalà, servitore dello Stato, si parla del suicidio presunto su cui indagano le autorità, di una grande autorità italiana già impegnato anche come garante dell'antitrust. E poi Bergamo, 11 mesi dopo, Atalanta-Real, tifosi senza regole nella città, triste sfilata di Bare. E questo è il taglio centro. E poi Attanasio, 2 colpi da corta distanza, non un'esecuzione. L'autopsia non chiarisce, oggi funerali di Stato, giallo sulla conversione all'Islam del diplomatico. Ci spostiamo sul Giornale di Alessandro Sallusti, scandalo mascherine, caos Arcuri, primi arresti, finisce ai domiciliari uno dei mediatori per gli acquisti in Cina, altri 4 imprenditori interdetti, il procuratore Rosso la sfanga, solo trasferito.
e poi di spalla retroscena sottosegretari partiti divisi e ai servizi va Gabrielli. E invece l'editoriale è a firma di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, difesa di corporazione, il sistema ora ha paura. Siamo in taglio centro, un colpo di pistola alla testa, suicida l'ex garante Catricalà. E poi ancora, Italia chiusa fino a Pasqua, ma è caos seconde case, nuovi provvedimenti. Arriviamo al Fatto Quotidiano, i sottomostri, l'ex avvocato di Berlusconi alla giustizia, col favore delle tenebre, sottosegretari, rissa fino a sera. Altri 39 migliori, Forza Italia si prende l'editoria e piazza la Bergamini, Salvini fa man bassa, Molteni sicurezza al Viminale e poi ricicla Bellanova e Scalfarotto, 11 posti ai 5 Stelle e 6 al PD, Gabrielli va ai servizi e Zingaretti si dimette. Ci spostiamo sul Sole 24 Ore, titolo d'apertura PIL Eurozona, l'Italia vale il 18% in meno. E poi verso il nuovo piano, il recovery non taglia il valore dei prestiti. Di spalla, Speranza, i contagi sono in aumento, restrizioni in vigore fino al 6 aprile. Ci spostiamo in taglio centro, transizione digitale 4.0, arriva nel decreto ristori un pacchetto da 6,7 miliardi. E anche il Sole 24 Ore di oggi torna sul tema dei rider, l'inchiesta maxi multa da 733 milioni, PM di Milano, regolarizzare 60.000 rider, la finanza caccia di fondi inviati all'estero. Ci spostiamo invece in taglio basso, Sole 24 Ore sul tavolo Atlantia, l'offerta dell'accordata CDP per autostrade. E veniamo all'Avvenire, rider e cittadini, la magistratura milanese non sono degli schiavi, ne vanno assunti 60.000, sanzioni da 730 milioni alle società per violazione delle norme sulla sicurezza. E poi l'editoriale che certo farà discutere, la DAD è stata tempo perso. Siamo in taglio centro, ancora divieti fino a Pasquetta, crescono contagi e zone rosse. Ma si parla anche della drammatica uccisione in Congo dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere che gli faceva da autista, il carabiniere Iacovacci, morti nella sparatoria, prima verità sulla strage. Siamo sul tempo, svelata l'ultima balla, siamo 18esimi tra i 27, l'Italia vaccina meno della UE. Nelle ultime settimane la campagna sta rallentando, dosi somministrate solo al 6%. Fanno molto meglio di noi Germania, Spagna e Svezia, ma anche Grecia e Ungheria. La Brexit funziona bene, in Gran Bretagna già 18 milioni di iniezioni. E poi ancora un articolo oggi di spalla sulla prima del tempo, tra bugie e conflitti di interesse, ha sbagliato davvero tutto, è ora di licenziare Arcuri. E siamo in taglio centro, le varianti chiudono le scuole di Roma, aumentano i contagi negli istituti, i presidi lanciano l'allarme, c'è il rischio di un lockdown. Arriviamo al Manifesto, ride bene chi rider ultimo, foto di prima pagina e foto copertina dedicata al tema dei rider che oggi fa discutere su tutti i grandi quotidiani italiani, sono cittadini non schiavi, la Procura di Milano accusa di sfruttamento del lavoro e violazione delle leggi sulla sicurezza, 6 piattaforme del cibo a domicilio, ordinata l'assunzione di 60.000 ciclofattorini entro 90 giorni, multe per oltre 170 milioni di euro. Taglio centro, sottosegretari, la lista dopo la rissa, scontro sull'editoria che va a Forza Italia e sulle quote, ai servizi arriva Gabrielli. Ci spostiamo sul quotidiano Il Dubbio, titolo di apertura, prescrizione, il mese decisivo, modifiche entro il 29 marzo, prorogato il termine degli emendamenti al DDL penale. E poi il commento, ripresa, equità ed efficienza è l'unico futuro possibile. Ci spostiamo ora sul quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro, per chiudere tutto bastava Conte, Speranza non cambia, avanti con i DPCM, paghiamo caro il primo errore di Draghi, la riconferma del ministro della salute che in aula rinnova la linea dura almeno fino a Pasqua e dice no a riaperture, peccato che dopo un anno di disastri non spieghi come intenda rimediare al super flop sui vaccini. La UE spara su Londra per camuffare il fallimento, Bertolaso vuole lo sprint in Lombardia.
E siamo poi a un altro titolo cui oggi La Verità dà molto valore e rilievo anche in prima pagina: la procura, ministro del lavoro, regolarizzare 60.000 rider. E poi di spalla, arresti, altre misure per la cricca delle mascherine, svolta nell'inchiesta sulle commesse di Arcuri, domiciliari per l'ecuadoregno Solis, interdizioni per Benotti e altri tre. E siamo in taglio basso: lo strano messaggio del segretario in difesa della conduttrice, Zingaretti ha trovato la base, Barbara D'Urso, titolo polemico sul segretario Dem Zingaretti. E siamo al Mattino di Napoli: disabili e anziani, il codicillo che deruba il sud, nella legge che alza la spesa per il welfare, la beffa, bonus negati. E invece taglio centro, taglia ai vaccini, il diktat UE, l'allarme sul tavolo del Consiglio europeo, basta ritardi, dietro fronti AstraZeneca, divieti, il governo conferma la linea dura fino a Pasqua, scuola, niente lezioni in estate. E poi di spalla, i fanghi gettati in mare e i soldi delle tangenti portati via in carriola. E un caso giudiziario, quello sui depuratori campani, l'emergenza creata per sbloccare le gare, 16 arresti. E ci spostiamo a Genova, il secolo XIX, Draghi non allenta la stretta, divieti in vigore fino a Pasqua, la Liguria costretta a rimodulare il piano vaccini, a marzo arriveranno 15.000 dosi in meno di AstraZeneca, i contagi fanno paura, il nuovo decreto confermerà limitazioni per ristoranti, teatri e spostamenti fra regioni. E poi invece in taglio centro, la Caligo avvolge la Liguria, il porto di Genova nascosto dalla nebbia, con una foto davvero suggestiva che arriva da Genova. Ci spostiamo sul Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale: fino a Pasquetta saremo in Quaresima, i contagi salgono e Speranza annuncia massimo rigore da adesso al 6 aprile, quindi Pasqua e Lunedì dell'Angelo compresi, pasticcio AstraZeneca, caos regioni, 9 dosi su 10 sono ancora in frigo. Rasi, vaccini a tappeto senza badare alle categorie. E poi l'editoriale: contenuti a pagamento, il primo passo dei giganti della rete. Sempre sulla prima del Quotidiano Nazionale, oggi campeggia Non sono schiavi, con la foto di uno degli addetti alle consegne a domicilio che si muovono in bicicletta nelle nostre città. Max inchiesta contro i big delle consegne, assumete tutti i rider, esulta il leader dei fattorini, noi da anni in balia di una app. E questa è la prima del Quotidiano Nazionale. Veniamo allo sport, Corriere dello Sport: cornuti e mazziati, dopo i rigori negati a Juve Lazio, Atalanta KO in 10 per 80 minuti, terza sconfitta in Champions, il Real passa a Bergamo nel finale 1-0. E arriviamo alla Gazzetta dello Sport con il titolo d'apertura, rosso di rabbia, Champions, regalo al Real, l'Atalanta cede in 10. E poi svelata la corsa rosa, via l'8 maggio, arrivo il 30, un super giro. Veniamo a Tutto Sport, titolo d'apertura, Atalanta eroica, arbitro disastro, 0-1, Dea scippata. Ma c'è anche un titolo che riguarda il Torino, Toro, stop sacrosanto, il professore Di Perri, con 8 positivi, giusto fermare i Granata, per la Lazio si deciderà lunedì. E poi meravigliose, 12-0 a Israele, azzurre all'Euro 2022. Veniamo alla cronaca locale, siamo alla provincia pavese, Covid, tornano a crescere i casi più gravi, questo è il titolo di apertura. E poi un altro titolo molto importante che riguarda il senatore Gianmarco Centinaio, già ministro dell'agricoltura, Centinaio sarà sottosegretario all'agricoltura, questa la novità importante per la politica pavese, arrivata ieri sera dopo una lunga discussione. E invece veniamo a un altro articolo su un dramma a Pavia, alle case popolari dell'Aler, le fondamenta cedono di colpo, sgomberati in 44, la costruzione in pochi istanti è sprofondata di circa mezzo metro, la fuga degli inquilini, tutti in salvo, evacuati anche 2 edifici vicini. E questa era l'ultima notizia che arriva dalla prima della provincia pavese, oggi in edicola torna domani puntuale alle ore 8.